Ciao a tutti, nuovo video, nuova recensione. Il libro di cui parleremo è Come il mare in un bicchiere di Chiara Gamberale. Troverete la recensione anche sul mio blog, l'angolodifabiola.it, sul canale YouTube. Ovviamente seguite il blog, condividete i video, mettete mi piace, commentate, perché leggere fa bene e non ha nessuna controindicazione. Il libro di cui parleremo oggi ha come punto di riferimento il periodo del lockdown, perché Chiara Gamberale lo ha scritto proprio durante questa esperienza vissuta. È un libro che è una sorta di diario, che però l'autrice preferisce chiamare quaderno, e sicuramente è una definizione che alleggerisce un po' anche l'esperienza e il clima che abbiamo vissuto soltanto pochi mesi fa. Tra l'altro la quarantena è stata produttiva per molti autori, ma non tutto quello che è uscito mi è piaciuto. Come sarà andata con questo libro? Meno di 120 pagine per raccontare le riflessioni che lo stare in casa ha portato tutti noi a fare. Chiara Gamberale racconta il suo periodo di lockdown, di quarantena, dando soltanto alcuni riferimenti temporali per inquadrare il momento in cui lei ha sviluppato queste riflessioni. Però non è di fatto un ripercorrere in modo insistente e temporale la quarantena, e questo sicuramente è il primo punto a favore di questo libro, perché il pensiero di rivivere anche solo attraverso la lettura quello che abbiamo vissuto poco tempo fa sinceramente mi avrebbe inibito dal punto di vista della lettura. L'altro elemento che ho trovato positivo in questo libro è che Chiara Gamberale regala ai suoi lettori se stessa, regala le sue riflessioni, regala il suo momento di intimità familiare, regala i suoi limiti, le sue paure, e per chi ha amato i suoi romanzi è davvero bello scoprire la realtà di questa autrice. Di fatto lei si mette a nudo, come mai era riuscita a fare. Forse soltanto nel primo libro, Una vita sottile, aveva raccontato a livello autobiografico quello che aveva vissuto. Negli altri libri Chiara Gamberale è sicuramente nascosta dietro i personaggi, ma per un lettore non è mai facile capire qual è la realtà e qual è la finzione letteraria. Quindi Chiara Gamberale fa un grande regalo ai suoi lettori, perché dona se stessa, e non era partito con quell'intento questo libro, quindi è ancora più bello per questo motivo, perché è puro e è molto intimo, e lei ha iniziato a scrivere questo quaderno senza avere l'idea di pubblicarlo. Poi alla fine lo ha pubblicato, ed è sicuramente un dono molto bello per chi apprezza Chiara Gamberale come scrittrice. Immagino che sia stato un libro terapeutico anche per la scrittrice, che però ha deciso di dare una motivazione e un obiettivo ancora più profondo a questo libro, perché ha deciso di devolvere il ricavato delle vendite in beneficenza, e in particolare c'è scritto sulla fascetta che accompagna il libro, devolverà il ricavato delle vendite a Casa Oz, che si occupa di bambini e famiglie che vivono a contatto con la malattia e che si trovano in emergenza proprio per il Covid-19. E quindi questo libro ha un dono ancora più prezioso, quello di fare del bene anche agli altri. Alla prossima recensione!